Diamo benvenuto a Davide Gatti, responsabile della divisione retail e private di Anima, al quale vogliamo chiedere un primo bilancio di questo 2019 dal punto di vista appunto della raccolta, di come stanno andando le cose, e poi, dato che è il tema principe del salone, il tema della sostenibilità, come interpreta la sostenibilità Anima? Allora, questo 2019 è iniziato bene per i mercati dopo un 2018 che ha avuto diversi problemi, perché tantissime asset class, la maggior parte, 24 su 27 hanno registrato performance negative, e quindi è stato un anno difficile per tutti i risparmiatori e gli investitori. Questo 2019 è iniziato con dei segnali, diciamo, più rassicuranti sia sul mondo equity che sul mondo obbligazionario. Per quanto ci concerne, l'andamento della raccolta è buono, è positivo. Pochi giorni fa il nostro amministratore delegato ha dichiarato che si aspetta una raccolta intorno a 1 miliardo di euro per il 2019, e quindi stiamo lavorando per raggiungere questi risultati, confidenti che questo anno possa essere un anno effettivamente di ripresa. Per quanto riguarda il tema della sostenibilità, Anima ha un track record di grandissimo successo, perché è un gestore delegato di una delle più famose società italiane che lavora nei prodotti cosiddetti sostenibili, e quindi già da tantissimi anni abbiamo gestori che utilizzano questo tipo di approccio nei confronti dell'investimento, e comunque anche quest'anno stiamo aderendo, diciamo, a quelli che si chiamano i PRI, cioè vale dire i principi di responsabilità per gli investimenti, e a brevissimo faremo un rating ESG per tutti i nostri prodotti. Quindi evidentemente la nostra società continua, diciamo, in questo trend di grande attenzione a quelli che sono tematiche di consapevolezza per quanto riguarda gli investimenti.